Social Cubers, io sono Carolina e benvenuti su Una Realtà al Cubo. Oggi finalmente sono in macchina e sto andando a una competizione molto importante che sono gli europei. Mi scuso se in questi giorni non ho pubblicato praticamente niente sul canale, ma appunto è stato perché ero agli europei e questo è il primo momento del vlog. Farò dei video tutti i giorni per documentare per filo e per segno tutta l'esperienza. Intanto volevo appunto presentarvi quella che sarà la mia documentazione. Sono in macchina, come vedete, che sto andando all'aeroporto con l'autista, che sarebbe mia sorella. Saluta. Ciao. E appunto adesso prenderò il volo, arriverò stasera. Oggi è il 19 luglio, quindi è già stato svolto il primo giorno, ovvero è in corso il primo giorno di gare degli europei, ma purtroppo l'ho saltato perché non avevo gare quel giorno e mi sono organizzata in questo modo. E domani inizierò io le gare, farò one-handed, 3x3 e 4x4 in questi tre giorni di gare, e mi sono iscritta a questi tre eventi perché appunto avevo il tempo in questi tre eventi. E per quanto riguarda i miei obiettivi, spero di battere tutti i miei PB, ovvero di fare i miei tempi migliori sia media che singoli, perché ho tutte le potenzialità di farlo. Se avete visto il vlog della gara di Monza, lì ho fatto dei tempi buonissimi, ma comunque ho comunque fatto degli errori, quindi spero in questa competizione di migliorarmi ulteriormente. Per quanto riguarda il 3x3, se mi seguite su Instagram sapete che ho appena cambiato main e adesso userò il GTS 3 magnetico, che è un ottimo cubo, e quindi ho azzardato questo cambiamento dell'ultimo momento e spero che dia i suoi risultati. Invece per quanto riguarda il 4x4 continuerò ad usare il mio Ausu GTS M e appunto spero di avere dei buoni risultati e quindi vi terrò aggiornati. Ciao. Buongiorno ragazzi, allora ieri sera alla fine non sono riuscita a vloggare perché mi si è scaricata la macchina fotografica e praticamente l'aereo ha fatto ritardo di 3 ore, quindi siamo arrivate qua tardissimo, abbiamo cenato a mezzanotte al KFC, adesso siamo arrivate finalmente in camera, abbiamo dormito, stamattina sarà il primo giorno di gara, farò 4x4 stamattina, lì c'è Francesca che, ciao, saluta. Ciao. E niente, adesso ci dovranno cambiare camera, non so perché, però intanto andremo a fare colazione, poi andiamo alla venue e vi mostrerò un po' dove si svolgono tutte le gare. Sono con Vittorio e Luca. Ciao. Sono arrivata adesso alla venue. Mi hanno dato il terzino. Qua. Io no. Lui no. E adesso abbiamo un 4x4. Vuoi broccoli? Come pensi di andare in 4x4? Ah, me. Pensi come di penso? Fare la tua media finalmente? No. Si spera. Media spero di 1:05. No. Perché? E tu? Spero top 45 sarà possibile. No, non lo farei mai. Ma fa fatica. Ausu o Gans? Eh? Ausu, Gucci o Gans? Prima cosa si dice Gun, seconda Gun, cosa Ausu. Il Gun 4x4 no, definitivamente. Tu lo usi? Sì. No, mi sa di no, perché ho chiuso la... Mi stai chiudendo il Gucci.
Ok, primo round di 4 è andato. Vai, sì, la tua. Allora, su 5 solve 4 double parity. Ecco. Quella no parity è stata la peggiore. Però ho fatto subito 50 di media, quindi sono felice. Esatto. Io no, io ho fatto tipo 50 di media, che per me non è proprio il massimo, perché io faccio 47 di media. Però c'è da dire che ho avuto tante varietà, quindi... c'è uno... Scusate. C'è uno che sta facendo giusto lì. Male schippare l'OLL. Per Valk sì. Ah, è vero. Ok, eccoci con Luca Brasini. Dici com'è andata? Con merda. Tutto fatto. 40. Boh, se mi è andata bene ho fatto sub 50. Però l'ultima sono stata spettacolare. Singolo. Singolo. 46 credo. Bravo. Va a pranzo? Sì, sì, qualcosa? Ok, la mattinata è finita per oggi, quindi si va a pranzo e poi al Museo delle Cere e si torna alla venue domani con OH e 3x3. Sì. Ok, siamo a pranzo. Ciao. Sono Vittorio e Luca. Fate... la clip, ma cosa? Lei mangia già? Il tomato, non me l'ha messo il tomato. E oggi pomeriggio si va al Museo delle Cere. Ora mangiamo. Ciao ragazzi, abbiamo mangiato. Vittorio ha preso il gelato, 3 euro. Il mio primo e ultimo gelato a Madrid. Esatto. E invece noi adesso stiamo andando da Starbucks per sederci al fresco e prendere un caffè. Sono costretto io ad andare a Starbucks. Mi stanno costringendo ad andare a Starbucks. Esatto, perché Vittorio è contro Starbucks. Esatto. E contro gli iPhone. E contro le Canon. Esatto, contro il capitalismo. E contro questa Sony. Pure. Questo. No, è contro il capitalismo. Esatto. Tipo Marx. Esatto. Troveremo il nuovo manuale del capitalismo. E quindi dopo andremo a vedere il Museo delle Cere, forse l'ho già detto altre 6 volte, però lo ripeto in ogni clip. Lo ripeteremo anche in questa clip. E niente, adesso giriamo per Madrid e ci godiamo la città. E glielo diciamo. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it. Siamo da Starbucks, Vittorio usa il mio GTS 3 e noi mangiamo il cappuccino. Mi gusta, però thank you.
Ciao. Adesso Vittorio va via. E Luca va via. Swag. E intanto siamo in un parco a cubare. Dove fare la tetta? Ed è figo sto parco comunque. Senza aia. Eh sì. Ma fa culo quello col club. E ciao ragazzi, è pomeriggio, sono le 18.33, se si inquadra, aspetta un po'. No. E quindi siamo in un parco a caso, adesso torneremo in albergo e ci riposeremo un po' prima di uscire a cena. E dato che siamo in Spagna usciremo a cena tipo verso le 9, 9 e mezza, perché ci siamo già adattati ai ritmi spagnoli. Di la tua. Saluta. Ciao! Scusate, non stavo guardando. Stiamo passeggiando per il parco e c'è un sacco di gente, un sacco di roba, e c'è addirittura della gente che va in barca nella fontana praticamente. C'è un sacco di gente che suona e canta, e adesso andiamo un po' in giro perché è una delle attrazioni che dovevamo visitare di Madrid. Siamo in albergo e ci siamo riposate, abbiamo camminato tipo 17 km oggi e siamo sfinite, però dobbiamo ancora uscire per cena, e dato che siamo in Spagna ce la prendiamo con comodo e usciamo alle 9 e mezza, e abbiamo cercato dei posti, quindi adesso dovremo uscire e vedere quale ci ispira di più. E Francesca non vuole venire nella clip perché si deve ancora vestire, quindi saluta da lontano. Ciao! Comunque vorrei farvi notare che la nostra camera non è molto... C'è un muro, una TV e niente, uno zaino, i letti, i piedi di Francesca, un corridoio e di là c'è il bagno. Siamo uscite finalmente e siamo nella piazza principale, ovvero Piazza Maggiore, cioè in italiano Piazza Maggiore, che sarebbe corrispondente alla nostra Piazza Maggiore di Bologna, e è una piazza davvero meravigliosa. Adesso andiamo in giro in tondo finché non troviamo un locale che ci ispira per mangiare, e Francesca prova, vero? E sì, è molto molto bella. E siamo in un ristorante molto figo perché ci sono anche i vaporizzatori, e prenderemo la paella, vero? Sì.